Buonasera amici di Basket Time, bentornati. 18ª puntata che segue purtroppo un'altra sconfitta, e stavolta una sconfitta di quelle che bruciano, posto che non ci sono sconfitte buone e sconfitte meno buone, ma diciamo la verità, a tutti la sconfitta di Pistoia al Pala Carrara ha lasciato in bocca un grande amaro e la netta sensazione di aver fatto uno se non due passi indietro rispetto a quello che si era visto nelle ultime settimane della Grissinbon. Una sconfitta maturata dopo un primo tempo giocato discretamente e poi una squadra che ricade nelle sue vecchie purtroppo abitudini insite nel proprio DNA evidentemente e non gioca completamente. La seconda parte subendo 49 punti nel secondo tempo da una squadra che sarà sì una squadra con animus pugnandi e lottatrice, ma sicuramente che non giustifica una resa di questo tipo, una confusione mentale di Reggio da questo punto di vista. Parleremo della partita di Pistoia, ci sono davanti 2 settimane di sosta, 2 weekend di sosta, dove ci saranno le Final Eight e la pausa per le nazionali, quindi analizzeremo anche questo. Parleremo ovviamente della prossima avversaria, che però è tra un mese, quindi riserveremo proprio 2 parole, ne parleremo con voi 334 720 9001 il numero per SMS e WhatsApp. Trovate già su Facebook il post da commentare per le vostre domande, messaggi privati, eccetera. Postazione messaggi con Filippo Bartoli. Ciao Filippo, bentornato, ben Ciao, ciao ritrovato. Alessandro, buonasera a tutti. Ci torna a trovare ormai squadra fissa Pietro Chierici. Ciao Pietro. Ciao a tutti. E soprattutto torna Mondo Vecchi, bentornato Mondo alla tua postazione ed eri molto atteso. Già mi vedo non bene, per tutto scuro, tutto nero con sta barba. Mi faccio impressione, è meglio che non mi guardi. Allora, secondo me sono più brutto di prima. Quando ero giovane ero più bello. Guarda, è difficile. È difficile perché mi rendo conto che non sono più credibile, cioè non ho più voglia. Non ho più voglia di commentare. L'impegno l'ho preso, se volete ogni tanto mi farò rivedere, ma non è più, sono vecchio, di mentalità vecchia, sono un appassionato di pallacanestro che purtroppo non riesce a cambiare la testa, non riesco, non ce la faccio. Quando vedo queste robe qui, io impazzisco. Però mi rendo conto che sia a livello giornali, a livello media, anche i vostri commenti, cioè sono io che vado controcorrente, come quel vecchio pazzo in autostrada che sente il giornale radio, c'è cioè un matto che va al contrario dell'autostrada e lui dice un matto ne desmela mat. Cioè a me dà sempre l'idea di andare controcorrente. Allora dico, mondo, se van tutti nella direzione opposta alla tua, fatti una domanda. Non hai più credibilità perché non riesco più a capire questa pallacanestro, non riesco, non lo accetto. Però vedo che tutti gli allenatori, Buscaglia compreso, fanno per me sempre gli stessi errori. Dico, oh mondo, non ci sei più dentro. E adesso vengo a spiegare. Cioè, fare l'allenatore in panchina, bisogna avere la capacità, secondo me, di sentire la partita, di annusarla, di capire, di avere il flow, di seguire il flow della partita, di gestire la partita, non a memoria, non con i cambi prefissati, non con la partita studiata a tavolino. Tu puoi studiare tutto quello che vuoi, puoi avere in testa quello che vuoi, ma la partita non si svilupperà mai come tu hai pensato. La pallacanestro è sempre diversa, ti stupisce sempre. E allora io mi chiedo, ma perché noi abbiamo giocato delle partite contro Treviso, contro Cremona, contro la stessa Pistoia e magari altre che non mi ricordo, in cui abbiamo dominato, abbiamo spaccato la partita, dominato per un tempo e mezzo, 2 tempi, un tempo come quello di Cremona, e poi andiamo a perdere. Dico, mondo, se tu fossi lì non ti comporteresti mai nella maniera in cui si comportano gli allenatori di oggi. Perché io devo fermare il flow di una squadra che sta volando facendo comunque dei cambi? Ma io dico, a Cremona, noi abbiamo fatto un primo tempo devastante, siamo in vantaggio di non so di quanti punti, così come a Treviso, io vorrei capire il perché
gli allenatori interrompano questi flussi. Perché io sopra di 18-20 punti devo far giocare Candy e Poeta? Ma perché? Ma spiegatemelo. Cioè, li brutalizzi. Candy e Poeta sono due giocatori di temperamento fantastico, di grande personalità, di grande grinta, ma che non servono in attacco, servono a cambiare le partite. Se tu sei pari, se tu sei sotto di 10 o 9 e hai un avversario che ti fa sempre canestro, missione speciale, vai e colpisci. Ma se tu mandi in campo questa gente, sopra di 20 punti, li brutalizzi, non solo loro, ma brutalizzi che non capiscono il perché, tu tiri giù dei giocatori che fino a quel momento ti hanno fatto andare sopra di 18 punti. Tiri giù Johnson Odom che fa canestro sempre, tiri giù Mekel o non mi ricordo chi c'era, Fontecchio. Ma come fai a gestire? Ma non senti il profumo della vittoria? Cioè, io non ci sto. La domanda, l'obiezione che mi inchioda al muro. Ma si stancano. Si stancano. Alla fine non hanno la lucidità. Allora, io impazzisco. Io mi sono fatto questa domanda 5.000 volte quando allenavo. Io ho fatto delle partite in cui con due supplementari, lo torno a dire ancora una volta, ho giocato per 50 minuti in 5, vinto. Allora io mi dicevo, Mondo, ma se tu come allenatore non sei in grado di far giocare degli atleti, perché non sono mica delle mezze pippe come me, questi sono atleti, per 40 minuti in uno sport in cui hai dei cambi, perché 40 minuti dico 35, delle sospensioni, dei quarti che si fermano, l'intervallo a metà, e questa gente dopo 10 minuti di pallacanestro della Madonna li tiri giù perché sono stanchi e metti in campo della gente che non sa cosa fare in campo? Ma che gestione di pallacanestro è? Per cui non ci sto, non la capisco, non mi adeguerò mai a questo tipo di gestione di pallacanestro. Però la pensate tutti in maniera diversa della mia. Van bene i cambi, van bene far giocare tutti, volemoci tutti bene, e poi chiaramente alla fine perdi. Perché un giocatore che fa sempre... Io i cambi li sopporto. Se uno fa falli, hai fatto falli, vieni in panchina. Oppure se tu vai sopra le righe, se tu vai di matto, tu mi fai tre o quattro tiri assurdi, mi fai giochi da solo, via, vieni giù. E il giocatore lo capisce, tu lo vai lì, glielo dici, lo capisce. Il giocatore non è coglione, lo capisce. Ehi, DJ, stai andando sopra le righe. Lui lo capisce, si tranquillizza, va in campo più forte di prima. Ma se tu tiri giù uno che ha fatto 5 su 5 da 3, non lo capisce, non lo accetta. Quando andrà in campo è un morto che cammina. Per cui tutti voi, quando vedete le partite che... Ma come mai abbiamo perso? Ma per forza, come mai giochiamo sempre bene i primi due, poi sempre male gli ultimi? Ma per forza, questi giocatori li bastoni, li blocchi nel momento in cui vanno e devono andare col vento. Questa è una pallacanestro che non è la mia, non riesco a giudicare, cioè lo giudico così. Però se a voi non va bene e a tutti non va bene questo mio tipo di giudizio, vuol dire che sono... che appartengo a una pallacanestro diversa, a una pallacanestro che per me è incommentabile, perché non mi ci trovo, non riesco a capirla, non ci arrivo del perché ho una squadra che vola e devo tirar giù la gente che mi sta facendo vincere per far giocare degli altri poveretti che metti in difficoltà, perché non ci salteranno mai fuori, ma per forza ci riprendono, ha interrotto il flow. Questo è quanto, questo è quello che voglio dire. Non mi piace, non la capisco, però hanno ragione loro, loro sono gli allenatori, questa è la pallacanestro che vi meritate, tenetevela. Io continuo a guardarmela, godo come un quando vedo Ja Morant, o vedo Damian Lillard, o vedo Trae Young, e Anthony Davis, cioè volo, mi sento in paradiso. Quando vedo l'Eurolega, mi piace, mi diverte. Quando vedo la Grissom Bone, cioè, mi intristisco, perché non riesco a starci dentro. Se poi volete un giudizio, ho finito, se poi volete un giudizio sulla squadra, lo dico, non difendono, e quindi è questa una squadra
che non potremo mai, a parte qualche eccezione, vincere in difesa. Bisogna fare in modo che i giocatori che fanno sempre canestro stiano in campo, perché abbiamo Apcio che non difende, abbiamo i lunghi che non... Adesso parlo di lunghi. Abbiamo Vojvoda che non difende, abbiamo Poeta che non ce la fa più. Cioè, è una squadra che non potete pretendere che la vincano in difesa. I lunghi... Allora, un'altra cosa. Per difesa non si intende solamente difendere uno contro uno o difendere in pressione in anticipo. Ad esempio, la difesa sono i rimbalzi. I rimbalzi fa parte della difesa. Allora, abbiamo Owens che io ho sempre difeso, è indifendibile. Owens è ora che la smetta, o si mette a mangiare delle bistecche oppure devi cominciare a fare i giocatori di pallacanestro. E Pardon, io vorrei fare un tentativo con Pardon, lo vedo, cioè, ha anche i tifosi Pardon. Una volta ho letto uno che dice: se non vi piace Pardon non capite di pallacanestro. A me piace Anthony Davis, mi piaceva Jack Sigman, mi piacerebbe fare una prova con Pardon. Io a inizio campionato i giocatori li metti davanti alla plancia con un gessetto in mano, da fermi, giù, zoppa, vum, da fermo, vum, perché il rimbalzo in difesa è un rimbalzo statico, tu devi fare il taglia fuori, dai, te tiri fuori e vai e zompi. A me piacerebbe fare questa prova con questi giocatori, un gessetto, zompi e fai il segno sulla plancia, a lui, a Owens, a Fontecchio, a Apcio, a voi, per vedere. Io ho idea che lo stacco da terra di Apcio non sia... Di Pardon. Scusatemi, di Pardon non sia esplosivo, tant'è vero che noi abbiamo avuto Cremone che ci ha devastato da sotto. E Fortitudo, mi ricordo come si chiama il più a Fortitudo, ci ha fatto neri. Sì. Venezia che ci fa neri. È possibile che tutti i lunghi avversari ci fanno neri? Beh, è possibile che Nueter non riusciamo a tenere botta? Allora, Owens, basta, ma stancato, Owens, basta, non può, magari una partita ogni tanto lo fa, però non dà niente. Non è pagato per fare una ogni tanto, soprattutto. Non è pagato per fare una ogni tanto, è pagata per sbagliarne una. Esatto. Ogni tanto. E Pardon, Mosè va bene, però c'è anche Pardon, più di tanto non può dare, ragazzi. Quindi non difendiamo, non abbiamo lunghi e la gestione delle partite non mi piacciono. Basta, più di così non so cosa dire, ragazzi. Adesso sta a voi, divertitevi, io ho finito. Allora passo a te, Pietro. Collegandomi al discorso di Mondo, perché contro Pistoia si è vista ancora una volta una Grissin Bon che è sotto le plance, fa una fatica, non dico tremenda, di più, ma soprattutto viene presa a sculacciate da troppi giocatori che, diciamo la verità, avranno mille qualità di intensità, di voglia e di cuore, ma che con tutto il rispetto non possono essere travolgenti con giocatori come Owens, eccetera, eccetera. Brent e Johnson, che sono due buoni giocatori, hanno fatto dei season high in quasi tutte le voci statistiche Brent e in alcune voci statistiche Justin Johnson. È un dato, intendiamoci, non vuole essere il parametro finale per giudicare la prestazione, però ci fa capire che ancora una volta, come era stato con Foto, come era stato con Parks, come era stato con altri, si cade lì, anche lì, non solo lì. Allora, che dire, intanto questa è stata veramente una mazzata che stenderebbe un mulo, perché dopo tre partite che abbiamo avuto l'illusione a questo punto di aver messo nel nostro zainetto determinate cose che conoscevamo di questa squadra e che questa squadra pensava di conoscere di se stessa, con Pistoia ci siamo evidentemente svegliati da un incubo, perché invece non abbiamo evidentemente imparato niente. Io, prima di venire a parlare del tema principale, che è la tua domanda, e sono d'accordo con che sia questo il tema principale, voglio dire una cosa sulle rotazioni, perché con Cremona, guarda, mi ricordo, avevo fatto il ragionamento, il discorso di come mai avevamo giocato con tre play in un quarto. Avevamo iniziato con Candy, poi abbiamo proseguito con Cherry e poi con Poeta e poi ancora con Candy, quindi quattro play, diciamo, in un quarto, tre persone diverse, e c'era una motivazione che avevamo trovato. Però sinceramente, secondo me, a questo punto inizia l'obbligo di stringere queste rotazioni. Perché?
Fra l'altro, Buscaglia era il coach che quando è arrivato tutti abbiamo detto: oh, Buscaglia è un giocatore che gioca con 7 giocatori. E qua invece noi invece giochiamo con tanti esterni, li vedo anche un po' in confusione. Certo. E, perché Candy ovviamente poi non è una cosa che va a suo favore, però è un giocatore che fa fatica a entrare e uscire dalla partita, come ha fatto a Cremona ad esempio. Con ruoli diversi sempre. Ruoli diversi a maggior ragione, e anche in questa partita non si è capito chi cioè è stato messo all'inizio Poeta, poi è stato messo dentro, è stato tolto, poi è stato messo dentro Candy, ritardissimo, Vojvoda è ritardissimo, cioè secondo me la prima cosa da fare è stringere le rotazioni, perché fare delle scelte, ovviamente, perché poi dopo non è che si può mettere dentro tutti e stringere le rotazioni, bisogna fare delle scelte. Starà fuori Poeta, starà fuori Candy, starà fuori Vojvoda, scegliamo la nostra formazione, ma bisogna scegliere, soprattutto negli esterni. E, quindi da questo punto di vista, secondo me questo è stato uno dei grandi problemi. Riguardo ai lunghi, io allora facciamo un riassunto delle puntate precedenti, perché un po' di tempo fa io mi ricordo che avevo detto che secondo me il ruolo del 3 era quello da cambiare, e quindi avevo identificato Vojvoda come la persona da cambiare per fare un cambio di roster. Allora lo ripeto solamente perché sennò sembra che non ci ricordiamo quello che abbiamo detto. Rispetto a un mese fa sono successe però due cose. La prima è che Mekel ha scelto per tutti e ha scelto di togliersi ovviamente dai disponibili, e abbiamo preso una point guard, quindi il destino ha deciso per noi. Ok, bene. La seconda è che ci sono due giocatori, che sono Johnson Odom e Fontecchio, che hanno nelle ultime partite evidentemente cambiato la loro faccia e la loro stagione. Fontecchio sono 5 partite che è fra i migliori, Johnson Odom sono 4, compresa quella di Pistoia, dove non è stato fra i peggiori di sicuro, è stato uno dei meno peggio, che hanno cambiato un pochino sicuramente la loro faccia. E questo ovviamente cambia totalmente lo scenario, perché avere nel 2 e nel 3 non il vecchio Johnson Odom e il vecchio Fontecchio, ma questi Johnson Odom e questi Fontecchio, cambiano inevitabilmente la squadra e la geografia della squadra, anche dove la squadra va nei momenti difficili, che a questo punto va da loro, mentre invece prima era più una cosa distribuita. Io ho perso assolutamente la pazienza con Owens. Secondo me non ha più senso investire in un giocatore che è il più pagato o fra i più pagati. A questo punto vale la pena di quanto prenderà Owens? Dico una cifra che non conosco, 200.000 o giù di lì, perché queste sono le cifre dei giocatori più pagati di una squadra come la nostra, ok? Transiamo con Owens, prendiamo uno a 150, sto ragionando a diciamo stipendi annui, ovviamente bisogna ragionare a stipendi per i restanti mesi, no? Almeno è un giocatore più adatto, ma alzeremo il minutaggio di Pardon, faremo con quello che... Tanto alla fine Pardon fa questo ormai, perché per un motivo o per l'altro Pardon, che doveva fare 10 minuti, invece ne fa 20 o 25. O 30, adesso non mi ricordo quando ha giocato con Pistoia. Abbiamo giocato con Pistoia dove Justin Johnson ha iniziato male e aveva problemi di falli. Owens ha iniziato male e aveva problemi di falli. Owens non si è visto per tutta la partita, è morto. Justin Johnson l'ha decisa. Questa è la differenza. Il 100% dal campo. Questa è la differenza. Filippo, la tua opinione anche. È chiaro che si è parlato tanto in questi giorni dei lunghi, e secondo me siamo lì, anche perché c'è la pausa e diciamo che lo sforzo sul play c'è stato. Sui lunghi penso che sia non più procrastinabile, nel senso che se si vuole cambiare qualcosa, c'è qualcosa da cambiare, nel senso che è evidente che così non si può andare avanti in quel reparto.
Assolutamente sì, è evidentissimo la coppia Upshaw-Owens, la coppia che non può stare insieme in nessuna squadra perché hanno entrambi dei buchi, delle carenze a livello di attività, di presenza mentale, di fisicità che insieme sono una mina vagante per chiunque abbia squadra. Magari accoppiati con altri giocatori possono far bene come hanno fatto bene in carriera, che sia chiaro, perché non è che sono giocatori che vengono dall'ultima squadra del campionato olandese, se sono squadre, giocatori che hanno fatto delle coppe, che hanno dimostrato di starci come in coppe europee di livello, ma non insieme, tant'è che anche a Pistoia forse siamo andati meglio leggermente con Pardon che con Owens. Cosa che non capisco proprio di Owens, detto che ormai abbiamo capito il giocatore che è e le carenze che ha, come un giocatore del genere possa limitarsi a fare una partita così con un tiro. Cioè io è vero che è un lungo, quindi non è che ha la palla può prendere tutte le volte i tiri che vuole, però di una passività anche offensiva così. C'è il tema che lo metto sul piatto, che ce l'avete scritto in tanti, ma è evidente un po' a tutti, che probabilmente il fatto di avere un giocatore di pick and roll come Mekel ha probabilmente fatto risaltare le sue caratteristiche offensive, nascosto un po' di problemi. Adesso che Mekel non c'è più, Owens è un giocatore che anche offensivamente non ha senso, non ha preso una palla in post basso, non l'ha toccata, ha fatto un tiro sbagliando all'inizio, tra l'altro un tiro indecente, e poi totalmente sparito. E Upshaw dall'altra parte è un giocatore che è così, quindi probabilmente può andare bene una squadra dove altri giocatori, altri lunghi sopperiscono le sue difficoltà, ma non correggio perché un giocatore che ti fa 2 minuti buoni e altri 8 indecenti. Cioè voi spiegatemi, guardatevi Justin Johnson, che io non sono assolutamente d'accordo con voi, non sono d'accordo con voi quando avete detto che è un buon giocatore, io Justin Johnson non lo vorrei neanche in Serie D con me, ditemi come un giocatore che ha le gambe di Upshaw non possa battere tutti i possessi uno contro uno Justin Johnson che sarà 120 kg con una velocità di gambe laterale che forse noi siamo meglio. Probabilmente lui è un giocatore che prende 6 tiri da 3 partite, sono troppi, non è Fontecchio, non è Johnson Odom, perché si accontenta di quel tiro lì che probabilmente le squadre gli concedono, perché comunque lui sta sempre fuori dall'arco, ma qualsiasi squadra ti fa tirare, guarda questo tiro, cioè è arrivato a tirare da solo inciampandosi in mezzo all'area, tirando da solo senza essere contestato. È un giocatore che è così e va limitato. E poi c'è un problema della panchina, tra i tanti problemi c'è un problema della panchina, perché è vero il discorso che fa Mondo sulle rotazioni, perché è stato evidente soprattutto a Cremona, ma il problema grosso è che questi giocatori non hanno impatto. C'è più un problema di ruotare, è un problema che sono giocatori che in campo non danno nulla, perché se metti in campo Candy, Poeta e Vojvoda hanno dei limiti ciascuno i suoi. Poeta non sta più in campo perché, voglio dire, quando viene battuto uno contro uno da tutti puoi anche avere il cuore e quello che vuoi, l'esperienza, però alla fine in campo non ci puoi stare quando vieni battuto da 3 metri da Salumu o da della Rosa, cioè voglio dire, o della Rosa non ti permette di superare la metà campo perché non riesci, perché va il doppio di te. Candy offensivamente il giocatore che è, e Vojvoda io credo che ormai sia chiaro a tutti che è un giocatore che o gli dai la squadra in mano, la palla, tieni David, spara tutto tu, e allora è un giocatore che può avere un senso, ma è un giocatore in un ruolo di contesto dove devi giocare per la squadra, difendere, fare delle piccole cose, un giocatore che non ce l'ha, e quindi non glielo puoi neanche andare a chiedere, non gli faccio una colpa a lui, però è un giocatore che non può farlo quel ruolo, purtroppo è chiaro, ha fatto bene nella sua carriera a mettersi alla prova, perché doveva farlo, uscendo da un campionato, diciamo, nella sua casa ungherese, però qui, cioè se mettessi Vojvoda in una Pistoia, in una Pesaro, dove magari prende 15 tiri a partita, secondo me farebbe un campionato eccezionale, dove lo fai tirare, difendono gli altri e buttarsi per terra si butta qualcun altro. Non a Reggio, uscendo dalla panchina dove serve qualcos'altro, soprattutto guardando chi hai di fianco in panchina, che sono giocatori che stanno facendo molta fatica. Sì, però Filo, ci sono altre priorità adesso, e quindi anch'io concordo su Vojvoda, però sì, sono partito dai lunghi, infatti, sono partito dai lunghi non a caso. Arriviamo da Vojvoda perché c'è anche l'aggiornamento parziale su Mekel. Mi fermo un attimo perché ci sono tantissimi messaggi per te, Mondo, allora do tempo a Filo di recuperarli e ne leggo alcuni. Mondo, sei un'enciclopedia del gioco, grande Mondo. Questo è quello che volevo sentire da Mondo stasera collegandomi. Ho detto, stasera Mondo farà faville. Eccomi, accontentato, grazie Mondo. Mi sa che
che la pochezza difensiva sia l'elemento evidente e che Cherry, pur difendendo meglio di Gal McHale, non valga lo stesso McHale, sia nel tiro che negli assist. Io non critico l'uomo, ma in questo momento Owens non è quello che ci serve e ci può aiutare. Allora vi chiedo, la società farà qualcosa, arriverà un lungo nuovo? Vedremo cosa succederà in queste settimane, se questa partita ha dato ulteriore linfa a una possibile decisione. In questo momento non ci sono rumorata a riguardo, quindi vedremo. Però, come sapete, adesso la squadra avrà qualche giorno libero. Anche lo staff, giustamente, la dirigenza si è presa qualche giorno di respiro, perché tanto giochiamo tra 3 settimane, poi vedremo. Chiaro che vi terremo sicuramente aggiornati. Phil, qualche messaggio? Sì, detto che se Mondo si candidasse sindaco adesso probabilmente avrebbe percentuale bulgare, non ungheresi ma bulgare. No, molto d'accordo con te, tantissimi. Mondo, ti leggo alcuni messaggi, soprattutto sul discorso rotazioni, simpatico questo. Mondo, sei un grande, sono d'accordo in tutto con te. Si dice anche che Buscaglia aveva esonerato, metto una tua foto in soggiorno. Comunque attrae ancora. Sì, ma ribadisco ancora una volta, i giocatori della nostra squadra sono tutti utili. Tutti, chi più chi meno, tutti utili, però quello che io contesto è il modo in cui vengono utilizzati, cioè non puoi ogni partita gestirla alla stessa maniera, ma è questo che non riesco proprio a capire. Ogni partita bisogna guardarla, capirla, annusarla e gestirla. Allora, non è che io devo far giocare obbligatoriamente tutti nello stesso momento, nello stesso ruolo, ma che ragionamento è? Cioè, se io vedo una squadra che va in una determinata maniera, gioco con quelli. I giocatori sono dei professionisti, non sono dei coglioni, per cui anche se ogni tanto c'è qualcuno che invece di giocare i suoi 15-20 minuti ne gioca 5, non cambia niente, glielo si spiega con grande tranquillità. Caro Leo, caro Pardon, caro Owens, caro non hai giocato perché la partita non era la tua partita, mentre in altre partite dove magari c'è chi fa più fatica e vai in missione speciale, vai e colpisci. Ma questo mi sembra talmente logico che invece io leggendo oppure guardando, cioè non ho visto nessuno che tira fuori questo argomento qua, tutti quanti il problema è che arriviamo stanchi alla fine, come mai perdiamo gli ultimi 2 quarti? Per me è talmente facile, perdiamo perché interrompiamo il flusso, perché non capiamo il momento della partita. Però raga, ripeto, sono vecchio, io sono nato negli anni 60 col Simmental e con Ignis, per cui la pallacanestro di oggi serie che non la capisco più. Io prendo Mondo a riferimento proprio Candy, perché da gennaio in poi, da inizio anno in poi, ha avuto un minutaggio progressivamente in aumento con un ruolo definito, chiaro e tondo, è l'unico che difende, punto. Poi è cominciato a uscire dalle rotazioni perché nell'ultimo secondo tempo non c'è, e poi faceva un po' il 2, e poi faceva il 3, e poi faceva l'1. Buscaglia qui ha detto, Leo con me sa che non lo farà mai l'1, però ogni tanto l'ha fatto. L'altro giorno, domenica, ha giocato 7 minuti il primo tempo, ha messo una tripla, tolto, poi l'abbiamo rivisto a fine partita, così era stato anche con Cremona. Cioè io sono d'accordo con te su quello e prendo Candy come riferimento. C'è poca chiarezza nei ruoli, forse anche in alcuni giocatori. Sì, soprattutto nel suo, diciamo nel suo, perché negli altri a grandi linee c'è un po' più chiarezza. Fontecchio fa l'ala, però spesso fa il 4, DJ fa il 2. Direi che il casino principale è con Candy, ma è lo stesso giocatore che, l'ho già detto 5.000 volte, non è un playmaker, non è una guardia, non è un'ala, per cui... se lo gestisce in questi 3 ruoli facendogli una gran confusione. Per me Candy è un giocatore da usare solamente per degli scopi difensivi e basta. Nel momento in cui ho la squadra che vola, cioè, lo mette in difficoltà. Lui non è da playmaker, non lo fai giocare, da guardia non fa canestro, da ala non c'ha il fisico, cosa lo metti in campo a fare se sei sopra di 20? Purtroppo deve capirlo e sta in panchina. Quando sono sotto di 10, che c'è Blackmon o non mi ricordo chi, che mi fa 20 punti in un tempo, Leo, vai e colpisci. E lui te lo cancella dal campo. Ma bisogna capire sia i giocatori sia le partite. Mi dà l'idea che in questa pallacanestro globalizzata, come ho già detto l'altra volta, in cui si gioca solo con dei pick and roll e dei giochi a due, mi sembra che abbia perso di spessore la gestione della partita e l'utilizzo del giocatore. Però mi sembra di essere da solo contro il mulino a vento, per cui
ho capito che è il momento di dedicarmi alla visione della pallacanestro. Sì, anche perché la gente è con te. Alla visione, alla goduria di vedere uno sport che è fantasmagorico. Vai Filippo, ancora qualche messaggio, poi andiamo in pausa. Tu bene mondo, quello che però sottovaluti mondo è la diversa intensità tra adesso e quei tempi. Ora i cambi sono necessari, tra l'altro la cosa vale anche per le altre squadre che ci battono, anche loro fanno rotazioni, però vincono. Ok, ma no, aspetta, è importante, perché è giusto, sono furbi, perché io ho due obiezioni, ne ho tirata fuori solamente una, ho detto l'altra non la tiro fuori, faccio finta di niente. Ho detto solamente che l'obiezione numero uno, ma arrivano stanchi. E io ho detto, questa è più pericolosa, più subdola. Mondo non è più la pallacanestro dei tuoi tempi. Avete ragione. Sicuramente io ho visto dei filmati di quando allenavo io, giocavamo a rallentatore. Chiaro, ma giocavamo a rallentatore con giocatori come Piero, con Rustichelli, certo. Bob Morse, Bui, cioè pallacanestro che comunque era rallentatore. Rigetto anche questa. La velocità è decupla, i fisici sono decupli, la preparazione è decupla. Cioè, se un giocatore come Johnson Odom avesse giocato ai miei tempi, non c'era un fisico così, non esisteva. Quindi è giusto dire che la pallacanestro non è più a livello fisico quella dei miei tempi, ma è cambiato l'uomo, è in proporzione, è uguale. Cioè noi avevamo dei giocatori di gran fisico che andavano a 20 all'ora, adesso abbiamo dei giocatori di 10 volte fisico maggiore che vanno a 200 all'ora. Il paragone non cambia. Io ho sempre da preparare 40 minuti. Se la pallacanestro mi avesse portato la durata a 80 minuti, ne parlerei. La pallacanestro è sempre 40, non solo, ai miei tempi c'erano 20 e 20, adesso è ancora più facile perché 10, hai ancora una sosta in più. Allora, ragazzi, cioè, parliamoci seriamente. Io ho fatto delle gare, qui tiro fuori... delle gare in cui ero in pista 10-11 ore di filata, e se volete vi ripeto ancora le misure così vi stendo per terra tutti quanti, e per riuscire a fare gare di 10 ore mi allenavo 25-30 ore alla settimana senza beccare una lira, cioè no money, lavoravo, facevo il genitore, però i momenti di libertà, perché sapevo che per preparare una gara del genere dovevo ammazzarmi di lavoro. Bene, allora, io dico che questa gente, pagata profumatamente, con dei fisici della Madonna, con la preparazione fisica che c'è adesso, con gli integratori di adesso, con tutto, ma non venite a dirmi che non riescate nei 40 minuti. Non ci sto. E se dite mondo sbagli, avete ragione, ok, vuol dire che non è più la mia pallacanestro e quest'altro anno me la guardo dagli spalti. Beh, speriamo di no, adesso questo ne parleremo. Prima della pausa pubblicitaria, miglior giocatore come al solito da voi votato su Instagram della partita di Pistoia, sicuramente non bella, ma comunque ha avuto due semi eccellenze, vale a dire Fontecchio e Johnson Odom, 135 voti per Fontecchio che è il vostro miglior giocatore, 62 per DJU, per un Fontecchio che balza in testa alla classifica, la vostra classifica dell'MVP biancorosso di questa stagione proprio davanti a Johnson Odom. Le ultime partite sono loro due, quindi è chiaro che stanno un po' prendendo il largo. Triple trivia di questa settimana, potrete vincere due magliette di Basket Time, una su Facebook e una su Instagram in caso di risposta corretta. La risposta la trovate già pubblicata su Facebook e tra poco andrà anche su Instagram. Nella gara dello scorso anno Reggio ottenne, proprio contro Pesaro in casa, al Palabigi, la più larga vittoria stagionale. Quanto fu lo scarto, un bello scarto roboante, di 42, 32 o 52 punti? Rispondete correttamente appunto per vincere la maglietta di Basket Time. Prima pausa e poi seconda parte della nostra trasmissione. CTR si prende cura di te con diversi servizi diagnostici, tra cui la risonanza magnetica aperta, una palestra per terapie riabilitative manuali, una piscina per la rieducazione funzionale e un laboratorio per l'analisi di movimento e la postura. Ci trovi a Reggio Emilia, in via Fratelli Cervi 59/E.
Superstore Conad delle Querce, serviti con amore. Vieni da Notti d'Incanto a provare la nuova collezione sartoriale. Materassi artigianali, fatti a mano e cuciti su misura per te. Per ogni acquisto un meraviglioso omaggio da scegliere tra piumini, lenzuola e guanciali. Finanziamenti a tasso zero. Notti d'Incanto, di Luca Vezzali, ti aspetta con i nuovi materassi sartoriale. Nella sala mostra in via dei Gonzaga 25 a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Se sei affranto e non riesci a dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Pasta fresca e gastronomia Bellesia. Da Bellesia trovi solo prodotti freschi e genuini. Cappelletti, tortelli verdi e di zucca, lasagne al forno e fritti freschi di giornata, dall'erbazzone fritto al baccalà con colla. Pasta fresca e gastronomia Bellesia, a Rio Saliceto, via Marzabotto 4C. Seconda parte di Basket Time. Stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi sui singoli, sul mercato, eccetera. Ci chiedete anche notizie di Michele. Allora ve le diamo, perché qualcuno ha letto sui social, perché Michele è stato attivo sui social, che ha salutato Dublino, tornerà a Reggio. Intanto, visto che ce l'avete anche chiesto per messaggio adesso, Michele non è stato operato. Michele non è stato operato, assolutamente. Nessuno ha mai parlato di operazione per Gal Michele. È andato in Irlanda per lavorare sui suoi problemi, ma né non è stato operato di questa ernia fatidica. No, sta tornando, vedremo quando arriverà. Ci è stato dato come checkpoint dopo 5 settimane per vedere come sarebbe stato in condizioni. Li vedremo, non possiamo adesso dirvi tornerà o non tornerà, eccetera. Che ci sia bisogno di Michele, che sia, è un conto. Che torni non si sa, che è stato operato sicuramente non è così. Ci chiedete anche di parlare della vicenda che nel finale di partita ha coinvolto Stefano Landi, perché giustamente ci avete detto, vi abbiamo seguito, poi non se ne è più sentito nulla. Allora, cosa è successo? A fine partita Stefano Landi, per chi fosse stato qualche volta al Pala Carrara, nella curvetta, nello spicchio di cura dedicato agli ospiti, c'è il tunnel che porta la squadra ospite agli spogliatoi. Di fianco c'è l'entrata delle tribune, e di solito i dirigenti, i tifosi che non sono in curva della squadra ospite vanno lì. C'è un cancelletto, lì si esce dallo spogliatoio, da questo tunnel, dallo spogliatoio si va direttamente al parcheggio dove c'è il pullman della squadra e alcune macchine. Stefano Landi a fine partita voleva aprire questo cancello, dove eravamo noi di davanti, uscire e andare alla sua macchina. Un inserviente, non un questore, un inserviente, uno steward del Pala Carrara, gliel'ha impedito. Si sono accesi un po' i toni e diciamo che si è arrivati un po' a un confronto faccia a faccia molto ravvicinato tra Landi e questo steward. Sono intervenute altre persone, si è creato un po' di gazzarra, anche perché i tifosi hanno cominciato a fare un po' di caos. L'abbiamo detto, a Pistoia succede sempre qualcosa a Pistoia, con i dirigenti. Era stato la volta della presidente Ferrari in tempo fa, stavolta di Landi, c'è qualcosa con i tifosi, c'è qualcosa... Mondo, bravo, perché pensavo. Volevano picchiarmi. L'altra sera pensavamo anche a te. Io e Filippo abbiamo preso degli insulti da un sacerdote, quindi ci state dicendo una roba che. Cioè, cosa possiamo dirvi dopo questa? C'è sempre qualcosa a Pistoia. Pubblico bellissimo, caldo, eccetera, ma c'è sempre qualcosa a Pistoia. Detto questo, cosa è successo? Dopo ci sono stati momenti lunghi, molto lunghi di chiarimento, la cosa
al momento è finita lì, poi quello che sarà non ci sono notizie, non si saprà, ma chiaro che lì si passa all'extra basket, in questo momento non si sa niente. Landi voleva semplicemente andare alla macchina, non voleva andare a parlare con la squadra. Landi non è che è andato lui lì arrabbiato perché vado a parlare con la squadra. Landi voleva uscire dal tunnel per andare alla sua macchina, con il quale era con la moglie, era con il sottosegretario della regione Gian Maria Manghi e con altre persone, voleva andare alla sua macchina, fine. Gli è stato impedito perché in quel momento le squadre stavano rientrando e non si poteva entrare in campo. Lui ha detto: io sono, guardi, io sono il presidente, sono il patron della squadra, lei può essere chi vuole, sembra che gli abbiano risposto, però qui non si passa perché qui comando io. Questa è stata la risposta. Ragazzi, vi ripeto, è successo questo. Io ve lo ripeto ancora, a Pistoia succede sempre qualcosa. Quindi va bene, ok, potrebbe essere stato colpa di uno o dell'altro, non lo sappiamo, ma a Pistoia succede sempre qualcosa, una volta con Mondo, una volta con Lande, una volta con me Filippo, sempre qualcosa, ok? Finita la questione Pistoia. Detto questo, queste sono due, diciamo, le domande principali, così me ne tolgo alcune con un riassunto. Ci chiedono a Mondo cosa ne pensi anche di Will Cherry. Due partite, una partita, la prima dopo pochi giorni a Cremona con 7 assist, l'altra sera, diciamo la verità, ci aspettavamo un po' tutti qualcosa in più. Oh, sì, giocato retto. Problema grosso, tu hai parlato di Mekel, che potrebbe anche tornare. Non si sa, non tra, si sa. Io, tra qualche io son, settimana il consulto è definitivo. Sì, sono dell'idea che probabilmente Mekel a questo punto purtroppo non lo rivediamo più. In ogni caso, mettiamo anche che Mekel potesse tornare, visto Cherry in queste partite, io rinuncerei a Cherry, perché cioè, non ne parlavamo prima anche con Pietro, rinunciare a qualcosa d'altro sarebbe troppo penalizzante per l'attacco. Cherry è un playmaker. Non è una combo, non è una guardia, il canestro non lo guarda difficilmente, per cui giocare con Mekel, Cherry, Candy, Poeta, troppi piccoli. Per cui Cherry l'abbiamo, sta in campo, le mie un fenomeno, ma speriamo che rientri Mekel. Questo è quello che io penso. Io concordo con te, io ti avevo detto, Pietro, e coinvolgo te, preferirei un Voivoda out e addirittura un Cherry Mekel Johnson Odom. Tu mi dici che secondo me è troppo forzata, può essere, però secondo me, se devo valutare Cherry Voivoda, anche se sono due giocatori diversi, ti dico che in questo momento per me Voivoda ha veramente poca utilità in questa squadra. Beh, allora, caspita, mi metti in difficoltà, perché io sono quello che Voivoda l'avrebbe tagliato un mese fa o anche prima. E io, se dovesse tornare Mekel, non penso che i tre, Mekel, Johnson Odom e Cherry, possano convivere per due problemi. Il primo è quello che ha detto Mondo, il fatto che Cherry è molto playmaker, non è una combo. È molto poco guardia. Esatto, è molto playmaker, è molto poco guardia, e quindi di conseguenza con Mekel, secondo me, si andrebbe a pestare i piedi. Dall'altra parte, capisco la questione Voivoda, però Cherry è anche 1,84 sulle punte forse, e quindi di conseguenza anche in un quintetto con Johnson Odom, Cherry e Mekel, perché mamma poi mia, questo cioè, dovremmo fare, perché già siamo piccoli nei lunghi, non possiamo far giocare Johnson Odom 20 minuti, Cherry 21 e Mekel, cioè no. Bisognerebbe trovare un farli giocare insieme. E quindi di conseguenza io non credo che Mekel torni, perché, ma pronto ad essere smentito, perché a quel punto lì la società si troverà davanti a rinunciare a Cherry. Mondo, secondo me, sarebbe un rischio troppo grande, nel senso che Cherry ce l'hai, sai che quello è sano. Mekel torna, ok, mettiamo che sei fiducioso che possa tornare bene. Rinunciare a Cherry e poi dopo Mekel, dopo magari due o tre settimane, torna nei suoi problemi, perché diciamoci le cose come stanno, Mekel non è il giocatore di pallacanestro più sano della storia, diciamo così, questo almeno dice la sua carriera, è un rischio troppo elevato. Quindi concordo con voi che Cherry sicuramente non ha fatto la sua miglior partita, se guardate le cifre, insomma, tutto sommato, non sono state neanche disastrose, nel senso che sì, ha fatto uno su 5 da 3, però per il resto ultimo quarto ci ha provato,
Sì, esatto. Quando c'era quel momento di totale abulia, lui è stato uno che almeno ha provato a prendersi la squadra. Sinceramente, un po' io quello che mi aspettavo era un pochino più di aggressività in attacco sul pick and roll, e invece insomma ha girato molto intorno e ha pensato più agli altri che... Esatto, volevo dire vai. Questo, siccome ha cercato, non so se per sua iniziativa o perché gli ha chiesto questo lo staff, di entrare in punta di piedi nella partita e nel gruppo, tant'è che ha fatto veramente un primo tempo dove Cumenico, quasi come a Cremona, che le cose giravano un po' meglio. Però sai, quella era la prima, dici, esatto, volevo, sì. Invece Cerri, se giocasse come ha giocato nell'ultimo quarto, insomma, un giocatore che può essere molto comodo con questa squadra che a metà campo crea pochissimo, perché ha pochissime soluzioni, se tolto anche il pick and roll, che praticamente non abbiamo più, ha veramente poche soluzioni, si è visto nel secondo tempo. È vero, un giocatore che può battere uno contro uno, può andare al ferro, può creare un po' di vantaggi, secondo me è fondamentale per questa squadra qui. Quindi io lo vorrei vedere attaccare sempre appena possibile, andare al ferro, essere aggressivo e non limitarsi, perché se limiti un giocatore come Cerri a fare il suo compitino, secondo me perdi tutto quello che ti può dare, non è quel tipo di giocatore lì, fai giocare allora a qualcun altro. Non so chi, però cioè, o lo usi caso aperto, cioè, oppure secondo me tanto vale veramente ora far giocare Michele se sta bene Michele, ecco, su questo sì. Però allora quando tornerà Gal Michele, tu a questo punto faresti comunque fuori Michele? Ma io sono d'accordo con Pietro, nel senso è una squadra che quei tre insieme, Johnsonodo, Michele e Cerri, non può averli secondo me, anche per una questione di condivisione del pallone. Cioè, non credo che sia un caso che Johnsonodo sia salito quando Michele non c'è più. Cioè, ma non perché Michele ostacolava Johnsonodo, ma perché... Però Johnsonodo ha giocato una gran partita a Trento, dove Michele ha giocato una sì, partita sontuosa. Un caso, però, su 4-5 partite. Ecco, certo, una bella controprova, certo. È vero. Secondo me questa squadra, per come è fatta, io Michele credo, sono ancora colpito, secondo me non lo vediamo più. Non ho mai visto uno che saluta il pubblico come ha salutato l'ultima volta e poi torna. Mi sembrava un addio belle buono, però... Vediamo, certo, non lo so, strano, cioè, sono nostre ipotesi. In questo, questo momento è tutto al vaglio. Non li vedo accoppiabili bene insieme. La palla è una, a livello fisico siamo molto piccoli, cioè vai in campo con quattro playmaker, perché Johnsonodo magari è un 1,85 con Poeta, e poi Candy che sarebbe guardia, andrebbe ala, cioè una squadra che diventa molto piccola. Però Alessandro, scusami, allora ti rilancio e ti faccio una domanda. Se tu, quindi... ipotizzando il ritorno di Michele e un taglio di Vojvoda, al di là delle questioni tecniche che magari sono anche superabili e va bene, è chiaro che se tieni Michele e tagli Vojvoda devi metterci qualcosina, perché chiaramente Michele guadagna molto di più, molto molto di più di Vojvoda. Tu non pensi che se avessimo quel qualcosina dovremmo metterla su un 5 e quindi tagliare Owens e prendere qualcun altro? No, beh, io parto dal presupposto che ho detto prima, che se si vuole invertire la rotta, il 5 devi cambiarlo. Sono tutti d'accordo, cioè tutti, cioè, anche a casa, secondo me. Cioè, se tu dici, l'unico cambio valutabile è Michele o Cerri, e poi rimani così, secondo me Michele non ti cambia la stagione, non è che dici, ragazzi, metti dentro uno sano. Io ho premesso che secondo me Michele farà fatica a tornare dentro, però mettiamo anche che torni, ma in una squadra di A1... giocare con 5 nani, ma è improponibile. Mekel, DJ O, Poeta, Candy e Cerri. Anche perché io guardo... Non è proponibile. Che poi Vojvoda sia un giocatore che ha bisogno di sentirsi più la squadra e con noi non lo potrà mai fare, quindi rende meno di quello che potrebbe, sono d'accordo. Però c'è un limite a tutto, troppo piccoli, secondo me. Anche perché, ripeto... noi non siamo più la squadra di un mese fa, e Fontecchio domenica ha giocato 34 minuti e va bene, nel senso che... È quello che dico io. Perfetto, cioè, no? Quindi cosa ma dov'è il problema? No, perché noi attraversavamo... Non è che è uscito strisciando per terra. E attraversavamo anche dei periodi in cui... guardavamo le prestazioni di Fontecchio all'inizio e dicevamo 20 minuti, caspita, meglio 15. Adesso invece siamo a 34 e va bene così. Con questo cosa voglio dire? Che Vojvoda alla fine, se anche non riesce a trovare un minutaggio adeguato,
stia in panchina e basta. Sono in tanti modo che ti chiedono se questo è il Fontecchio che tu speravi o certo. Non credevi di vedere. No, allora, no, io ho detto Fontecchio, ho sempre detto, e ho detto che per noi è un lusso, sempre. Andate a rivedere le mie. Esatto. Ho detto che Fontecchio non è un giocatore per caratteristiche mentali, di carattere, non è un giocatore da prima squadra, non ce la farà mai, ma che per noi è un lusso. Ho detto non aspettiamoci un giocatore che tutte le partite fa 20 punti, perché non è questo tipo di giocatore, è un giocatore che ci darà delle ottime soddisfazioni. Lo sta facendo perché probabilmente ha trovato il suo equilibrio nella squadra, sente che comunque fiducia nei suoi confronti c'è, e tutto questo serve, come ho detto anche dall'inizio, ad aumentare il rendimento di un giocatore. Quando un giocatore si sente apprezzato, si sente importante, si sente decisivo, è automatico che il suo rendimento aumenta. Per cui Fontecchio sta dando quello che io mi sarei aspettato. Ero spaventato prima nel non vedere il Fontecchio che mi sarei aspettato di vedere, quindi non un giocatore determinante ad alto livello, ma un giocatore che a questi livelli può fare un gran campionato, come sta facendo. Sono contento del rendimento di Fontecchio. Però ecco, anche Pietro, sai, ok, ha giocato 34 minuti, per cui dico che okay, faccio meno dell'altra ala. No, io sto ragionando di priorità, ragazzi, sempre io di priorità. Io ci metto il 5, quando vedo il 5 atterrare un 130 kg di 5 con le bistecche nel trolley, allora iniziamo a parlare di Vojvoda, di Poeta, di chiunque, no? Però Fontecchio, ragazzi, prima in 7 partite 23 minuti, da lì in poi, da Brescia in poi 30 minuti di media con quasi 18 punti a partita. Perfetto. Con il 62% da tre punti. Perfetto. Tirando sei volte, non due. Perfetto. Questo è quello che dico io. Ma dov'è il problema di far giocare i giocatori 30-35 minuti? Ma dov'è il problema dei professionisti di 20 anni? Risultati e classifiche dell'ultimo turno di Serie A prima della sosta, ricordandovi che adesso ci arriviamo quando ne parliamo. Fortitudo batte una Roma che oggi ha diciamo scoperchiato tramite i giornali nazionali locali una piccolissima problematica possibile, dice, perché un giornale nazionale ha scritto: Dyson è più le volte che salta allenamento di quelle che gioca e poi si presenta in condizioni pietose in partita. Questo è imbeccato il giornale. È stato lievemente imbeccato il giornalista. Quindi queste sono le lune. Giornali locali di Roma che sono nazionali. Perché, esatto. Perché comunque lo potete trovare, quindi questi sono piccoli problemi. White gioca sempre meno, anche perché in una forma fisica lui sì, veramente, con tutto rispetto per James, imbarazzante. La Fortitudo vince in casa, si rilancia, 22 punti per lei e Roma fatica. Pesaro, che ormai diamo praticamente tutti per spacciata, perché così ne prende 26 in casa da una Brindisi che avrà infortuni, avrà problemi, ma continua a macinare gioco, ed è una squadra che, e mi collego al tuo discorso mondo, gioca con dei giocatori di taglia fisica enorme, aggressivi, tosti, picchiatori. Casomai, a parte Banks, non un gran talento, però tutta gente che macina e che muove le mani con un gran fisico. La squadra di Buscaglia. E Buscaglia, fuori intervista, adesso lo possiamo dire, quando ne parlavamo quella sera che è venuto qui, ha detto guardate che questi qua sono simili alla mia Trento, verissimo. Verissimo. E questo è il basket di oggi. Il basket di oggi, l'abbiamo detto più volte, a volte conta avere più gente che fa della rumba piuttosto che gente pulita che sa ruotare palla. Quindi Brindisi batte Pesaro, che ormai di fatto è quasi retrocessa ad eccezione dell'aritmetica. Milano vince una partita incredibile con Cremona, con una tripla di Mitzov a 2 secondi dalla fine, dopo che Cremona di là ha sbagliato 2 canestri per la possibile vittoria con Epp, è scivolato Ruzier. Esatto, andatevelo a vedere gli ultimi 20 secondi perché sono veramente di grande intensità. Sta rinascendo un po' Trento, 79-71 su Cantù, una partita molto tirata. Venezia batte Treviso con una partita piuttosto solida, anche se Treviso come al solito è un po' altalenante come prestazioni. Brescia vince con una schiacciata incredibile in contropiede di Abbas, dopo che Hickman non sapeva bene dove volesse andare. Il tiro della vittoria se l'è giocato buttandosi in mezzo all'area di Brescia, insieme a mezzo giocatori come Sacchetti, Kane, Abbas, Vitali, con la palla esposta, rubato palla, lancio lungo, contropiede, schiacciata di Abbas per la vittoria. E Trieste
non vorremmo per loro che si mangiasse le mani per questa, questi due punti possibilmente buttati. Pistoia, Reggio Emilia, li abbiamo commentati. Varese, Virtus si giocherà il 27 febbraio, perché come sapete la settimana scorsa la Virtus ha giocato la Coppa Intercontinentale a Tenerife, persa in casa contro i padroni di casa di Tenerife. Poi si potrebbe aprire, Pietro, il giudizio su questo formato, dove c'è la vincitrice della Champions League, la finalista della Champions League, la vincitrice della Coppa della Champions League sudamericana e una squadra di G League. Così. No, Alessandro, però invece io è interessante questa sconfitta, perché rende molto interessante la Coppa Italia, perché adesso ci sono tante squadre, vero, che non possono permettersi di perderla. Milano e Bologna su tutte, se no davvero iniziano le prime persone, diciamo così, delle rispettive città a mettere in dubbio i progetti tecnici, perché a Bologna si è parlato addirittura forse troppo di questa sconfitta e di come è maturata. Ovviamente adesso bisogna arrivare al dunque, e a Milano non parliamone, considerando anche che Milano ha 28 punti. Anche se la Coppa Italia lo sappiamo, perché Venezia, certo, insegna, però, che spesso vai là giocando con le ciabatte. Comunque, però con queste due formazioni non sarà la stessa Coppa Italia di sempre. Vedremo assolutamente. Questa è la classifica, con la Virtus è comunque una partita in meno, Sassari dietro ed era fermo in questo turno, e poi si compatta il gruppone e comincia a spezzarsi a livello della nona. Perché insomma 4 punti in un campionato così equilibrato tra nona e decima cominciano già a essere comunque un break. Trento in lotta, Varese, Cantù e Reggio Emilia 18, dietro rimane Trieste a 12 invischiata con Pesaro a 2, Pistoia ha vinto come sapete una partita importante, e diciamo che poi da Pistoia a Varese, da Trieste a Varese, sono squadre molto diverse, però l'aritmetica ci dice che fino adesso si stanno giocando queste posizioni, e io credo che comunque rispetto a Treviso, da Treviso in giù sia un campionato, da Reggio fino a Trento, a Fortitudo sia un altro campionato, e le prime 7 giochi in un altro basket. Speriamo che sia così come dici, e che noi siamo aggrappati alla Fortitudo, perché sì, potremmo arrivare dove siamo adesso, ottavi, cioè. Così rispondo anche alla domanda dell'altra volta, se ci vedete ai playoff. Secondo me le prime 7 stanno meritando sul campo quello che stanno ottenendo, al di là dei punti. Prime 6 di sicuro. Fortitudo, Trento, Varese, Cantù e Reggio sono lì nella tonnara, si rubano dei punti a vicenda, perdono una partita clamorosa, ne vincono un'altra incredibile, ma alla fine la bilancia fa segno sempre pari. Prossimo turno si giocherà dal 29 di febbraio al primo di marzo, quindi ci rivediamo tra 20 giorni, perché come sapete questa settimana entrante, da giovedì, ci saranno le Final Eight a Pesaro. Reggio non ci sarà, ma ci sarà l'Under 18 di coach Menozzi, che si giocherà una importante manifestazione, come sapete la Next Gen Cup, che seguite tutti con grande interesse, e cercheremo di coprirla, perché comunque a livello di aggiornamenti è comunque una manifestazione che genera interesse. Giovedì ore 15:30 contro la San Bernardo Cinelandia, gara 1 dei quarti di finale. Venerdì allo stesso orario, gara 2, la vincente andrà in semifinale, che si giocherà sabato. La vincente delle semifinali si giocherà la Next Gen Cup, che ricordiamo vede Trento campione in carica e Reggio vice campione, domenica alla Vitrifrigo Arena, prima della partita della finale di Final Eight. Ci sono tanti messaggi nell'ultima parte, allora li andiamo a leggere, seconda pausa e poi ultima parte di Basket Time. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali. Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40, 0522 98 20 39, info@cigarinierivi.it. Bentrovati, avete perso i capelli? Non perdete la speranza, fate come me, che grazie a Biopelle ho ritrovato la gioia di vivere, ma anche i capelli. Metodo non chirurgico di infoltimento dei capelli, indicato per gli uomini ma soprattutto per voi donne, sempre più costrette a combattere con un disagio enorme, quello della calvizie. Pertanto
mi rivolgo soprattutto a voi donne, non perdete tempo, non perdete occasioni. Contattate il nostro servizio clienti e insieme alle nostre consulenti troveremo la soluzione più adatta al vostro disagio. Buoni capelli a tutti! Autostile. La professionalità è questione di stile fatto di soluzioni immediate e personalizzate ispirate dalla nostra passione. Autostile, da 40 anni a Reggio Emilia. È concessionario Fiat e concessionario esclusivo Alfa Romeo. Vetture usate con garanzia, chilometri zero, officina con servizio revisioni e agenzia pratiche auto. Tutto questo è Autostile, il punto di riferimento Fiat Group a Reggio Emilia. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in Via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Terza parte di Basket Time, tanti messaggi, concordo con quello che dite, io credo che comunque la cosa più importante sia trovare finalmente un centro che possa darci una mano soprattutto a livello difensivo e di aiuti. Tante volte vedo la prima linea battuta, dietro chi c'è? Non c'è nessuno, Apcio sta guardando da un'altra parte, Owens è sotto il canestro e i lunghi e i piccoli guardano i lunghi sconsolati. Io mi trovo parzialmente d'accordo su questa cosa, assolutamente, perché certo. È veramente così. Mondo, pensi che Johnson Odom possa risentire di un eventuale aumento del ruolo di Cherry? No, perché? No, Cherry, anzi, direi che Cherry in queste due partite, poi mi aspetto magari che faccia di più in attacco come ha chiesto Fillo, ma nel momento in cui Cherry gioca in questa maniera, fondamentalmente da playmaker, probabilmente Johnson Odom, anzi, ce ne potrebbe anche guadagnare più palloni a disposizione. Michael ne giocava molti di più, per cui penso che con un playmaker del genere ci sarà meno carne al fuoco per i lunghi, come abbiamo visto in queste due partite. Certamente gli assist di Michael per i lunghi non arrivano in quantità industriale, come, però qualche tiro in più per gli esterni, soprattutto Johnson Odom, possa arrivare, per cui penso che si possa trovare bene. Mondo, vai a allenare tu, per favore, ci dice Federica. Ed è dal 2010 che non riesco più ad andare in palestra, che non c'ho più voglia. Controllate le statistiche, da quando non c'è più Michael, Owens prende la metà dei tiri. Me le sono andate a vedere. Abbiamo appena finito un tiro. Me le sono andate a vedere. Al di là dell'ultima partita, effettivamente contro Cremona se ne è presi 5 e quasi mai si era preso 5 tiri. Ok. Beh, è lampante. Non è che. Ci siamo arrivati senza andare a leggere le statistiche. Secondo me, il momento che qui usciva Michael, secondo me era, non dico contestuale, ma quasi l'uscita anche di Owens, perché sono giocatori presi insieme. Solo che Michael senza Owens può trovare qualcos'altro. Owens senza Michael non trova. Ragazzi, Owens senza Michael in questo momento. No, ma l'ho difeso fino alla settimana scorsa. Basta. Cioè, non sta facendo niente di buono per la squadra. L'altra sera vi ho sentito in telecronaca, Caraffi, tu hai detto che Upshaw tutte le volte che riceve dinamico e attacca il ferro è un bel giocatore, perché non succede mai? Perché lo staff non vede questa cosa? Ma intanto l'ho detto io e sinceramente ci mancherebbe, non mi metto io dello staff, però credo che Upshaw quando riceve dinamico da tre punti attacca, sì. È un giocatore che in Serie A non lo tiene nessuno. Sicuramente, ha gambe forti, salta. No, certamente, infatti si intestardisce troppo sul tiro a tre punti, che ha una media, sono qua, non so quanto, ma non, 32%. Non esagerata, scontando anche il fatto che probabilmente gli allenatori avversari qualcosa di più glielo concedono da fuori, visto che non è una macchina da guerra da tre, quindi... Storicamente Upshaw è uno che fa la partita con 5 triple, la partita con 0 su 6, eccetera. Ragazzi, veder trattato così Stefano Landi mi ha fatto male al cuore. Se fossi lui mollerei di tutto per questo. Non lo merita. No. Speriamo no. Ma più che altro, più che questi casi, il povero Stefano Landi che noi vediamo spesso in trasferta, aveva bisogno che la squadra vincesse ogni tanto. Perché il buon Stefano Landi, adesso noi non abbiamo le statistiche, ma ne ha vinte veramente poche in trasferta. Perché noi ci ricordiamo, perché spesso abbiamo vicino tra Bordo Capo e Parterre, e avrebbe bisogno intanto di andare a casa con un po' di gioia invece che farsi tutta la direttissima della 1 pensando a
alla sconfitta, che sembrava LeBron James. Sì, mi ballava così davanti, non per provocarlo. A proposito di quello, Filippo, c'è un messaggio che secondo me hai scritto tu, perché tu mi dicevi l'altra sera, si autoscrivi il messaggio. No, perché l'altra sera quando tornavamo a casa noi commentiamo le partite a modo nostro, Filippo diceva: vorrei un giocatore come Petway che fa questa roba qui che carica il pubblico. È una provocazione, dormendoci sopra. Perfettamente. Però c'è un messaggio che dice: ragazzi, ma l'energia che Petway ha dato al pubblico, facciamo finta che non abbia cambiato la partita. Noi giocatori così non ne abbiamo. Allora, non so se l'energia che ha dato Petway al pubblico che ha messo la partita. Di certo Petway è un giocatore che quando si carica trascina il pubblico, ed è vero anche che noi giocatori così non ne abbiamo. Mai avuti. Zero proprio. E sono giocatori sanguini. Poi se mi chiedete, e anche a Filippo, se volete Petway in squadra, no, ma assolutamente no. Non vorrei nessuno di pistola. Ragazzi, Petway è ci abbiamo anche un po' calcato la mano. È il giocatore che ti ha vinto la partita, tiratore di striscia, o ne fa 40 o ne fa 2. Nel primo tempo ha tirato un tiro dalla media che è andato sopra il tabellone. Mondo, roba da amatori, sopra il tabellone. Io sopra il tabellone sono mai andato. Ma ragazzi, a volte neanche nel CSI ci va sopra il tabellone. Ferro preso spesso. Cioè, è andato proprio sopra, la palla è in parte, ha toccato la parte alta del tabellone. E poi tu dici: questo è uno che fa dei canestri senza guardare. Certo, perché è un giocatore di striscia, un giocatore che sente il canestro. Quando fa un canestro, tu devi spendere. Una volta rimando a Scaukenas, parlando di basket così, quando si era già ritirato, mi disse: a volte i giocatori li devi fermare con un cazzotto, perché altrimenti vanno, perché gli devi impedire di fare quello che loro si sentono in grado, in caldi per fare. Ed è vero. Questo qua non può prendere 4 tiri da 3 dopo che ha messo il primo. Ecco. Questo è il terzo. Però Ale, venite piano piano, tutti dalla mia parte. Un giocatore del genere, ma qual è l'allenatore al mondo che deve tirarlo giù quando è infuocato del genere? No, certo. E se tu lo tiri giù, boom, quando va in campo è un cadavere, non farà più quello che... Però Petway, dopo il primo tiro che ha messo per un errore di accoppiamento difensivo, non andava più lasciato tirare, bisognava spendere, guardi, quella cosa cattiva, anche un fallo antisportivo, ma non nel senso antisportivo per fargli male, però di quei falli palesi, perché dovevi interrompergli il ritmo. Petway è un giocatore così. Abbiamo preso un canestro in transizione non accoppiati, un canestro su una lettura difensiva che abbiamo, un ribaltamento che abbiamo visto nessuno, uno al tiro libero sul pick and roll blandissimo, l'altro con Upshaw che gli tiene la mano su ma sta a 4 metri, e poi uno bravo lui dalla punta da 8 metri, quello non si può fare niente. Però oggettivamente, ragazzi, Petway fa questa cosa. Se una roba del genere me la fa Nedovic, dico: ragazzi, okay, Nedovic. È che posso battere. È Petway. Poi uno mi dirà giustamente: questo qua suona, quell'altro balla. Ragazzi, avete ragionissima. Questo qua ha fatto 2 nel primo tempo, 9 su 9 alla fine, con una tripla che ha chiuso la partita nel finale assurda, con una palla persa. Facciamo quello che volete, ma siamo questi assolutamente. Vai Filippo con la gentile partecipazione della Grissimbora Gemini. Esatto. No, leggo il messaggio credo il più bello degli ultimi 9 anni e mezzo di Basket Time. Geniale, veramente geniale. Domenica sera il colmo: il nostro pivot vegano si è fatto fare il mazzo da un giocatore che di nome fa Angus. Parlato di carne al fuoco, di steak, vabbè, un taglio di carne geniale, non so. Questa è bella, la grande. Questa è oggettivamente prima della scusami, Angus chi è? Brent. Ah, si chiama Angus Brent. Esatto, okay. È aggrigliato. Oh, bello. Il nostro Josh. A proposito di giocatori che un po' qualcosina mangiavano, prima della pubblicità avete descritto perfettamente il pivot che ci servirebbe, Thalamus McGee, insomma, tanto per strapparci una risata. Io penso che nello sport moderno il vero problema sia che non c'è tempo per lavorare. Questa squadra, con qualche cambio, il prossimo anno potrebbe fare un buon campionato. Senza coppe, mi viene a dire che il tempo per prepararle ce n'è, sì, forse anche troppo addirittura. Non ho capito questo messaggio. Se noi facessimo le coppe, come ad esempio Milano, hai meno tempo. Non hai tempo. Senza coppe, ma tempo. Noi facciamo, giochiamo solamente una volta a settimana. Anzi, gli stessi allenatori dicono: magari avessimo le coppe, esatto, per giocare più spesso. La sì, allora, che a questi livelli sia deleterio, non mi viene la parola, non fare le coppe perché sono costretti a fare più allenamenti. Ne parliamo e probabilmente avete ragione, perché il giocatore fare allenamento tutta la settimana non è che lo gradisca molto. Con la coppa viaggi, fai meno allenamenti, ti diverti di più,
però che non abbiamo, visto che non abbiamo le coppe, tempo per forse per fare... il fatto che noi abbiamo comunque determinati giocatori che sono al primo anno, perché Pardon è al primo anno e quindi con un pochino più di tempo, il secondo anno... Riesci a rileggere la domanda? Se la trovi. Ecco, Vojvoda il primo anno fuori dall'Ungheria. No, che per, voglio capire bene. Il primo anno perché è tornato alla vita. Alla vita, come tutti quelli che escono da Milano. Dimmi. Niente, è passato. No, credo di aver capito male. Cioè, secondo me il tempo di preparare le partite e di capire i giocatori in un campionato dove giochi sulla domenica è maggiore. Quindi hai più tempo per capire la squadra, per allenarli, di una squadra che fa le coppe dove il tempo di allenarsi è molto minore. Per cui, secondo me, il fatto di non riuscire a capire la squadra con tanti allenamenti è un brutto segno. Ragazzi, perché i giocatori sono andati tutti a casa, gli americani a casa? Ma cos'è una vacanza premio per le prestazioni? Vabbè ragazzi, adesso mancano 3 settimane alla prossima partita, avranno dato qualche giorno di riposo, gli americani sono tornati, adesso non è che sono i lavori forzati, insomma, adesso va bene tutto. Un grande mondo stasera, sei un mito, tutto vero. Un atleta non può essere stanco dopo 10 minuti di gioco, ci dice Vanessa. E ce ne sono tanti. Io non vedo più giocatori, ma neanche in NBA, che giocano tanti minuti. Sicuramente lo sforzo fisico richiederà grande prestanza atletica, ma non posso credere che certi giocatori non possano stare in campo 35 minuti come accadeva non più di 10 anni fa. Secondo me è vero, il basket sì, o anche l'NBA che... va verso però là sono 82 partite, è una cosa diversa qua. Allora là ragazzi, il campionato è un conto, i playoff è un altro, tant'è vero che nei playoff quando conta le rotazioni sono crollano drasticamente, giocano con 7-8 giocatori, mentre durante il campionato, che è uno spettacolo in America, giocano un po' di... noi non siamo così, noi tengono da vincere, noi il campionato è... Per cui non, nella mia testa non entra che un giocatore di 25 anni, 26, 28, 30, che si allena tutti i giorni, fisicato, con tutti gli strumenti che ci sono adesso, di allenamento, le palestre, che non possa giocare 10 minuti a fila e poi riposarsi un minuto e mezzo, poi ne giochi altri 10, ti riposi un quarto d'ora. Continuano ad arrivare messaggi, ragazzi, veramente ce ne sono una marea. Si possono andare a vedere le partite di Next Gen Cup? Assolutamente sì, se siete a Pesaro andateci, perché ragazzi farà sicuramente piacere. Ribadiamo, giovedì e venerdì 15:30, l'orario non è molto lavorativo sicuramente, verranno comunque anche trasmesse sempre da LBA TV le partite, per chi non potesse direttamente andare a Pesaro. Io ho comprato i biglietti per le Final Eight, ci credevo, mi sono preso da giovedì a domenica. Cosa vado a fare? Vatti a vedere il basket, cosa ti devo dire? Vatti a vedere delle belle partite. Non gioco a Pesaro? Bravo, stavo dicendo, mare, se proprio non vuoi andare a Pesaro, mare. Mare, vai a pesce, mare, fai un qualche bagnetto che ti dà un po' di sgrisore. Se poi hai dei biglietti che non usi e vuoi dare a noi, noi ci andiamo volentieri, piuttosto che... Menghe dubbi, voi che siete giovani e ancora vogliosi, andate, mi sta cacca. Va bene, stanno arrivando tanti ragazzi, veramente non ce la facciamo. Facciamo così, diamo appuntamento alla prossima. Allora adesso Basket Time per 2 settimane si ferma, perché come sapete c'è sosta. Prima di questa settimana comunque ci saranno avvenimenti, ve lo diremo. Uno di questi, bravo Mirko Zucchi che hai colto al volo il mio gancio, è questo: la presentazione del libro di Alessandro Mammoli e Michele Pettene, Basketball Journey, un viaggio on the road nei luoghi delle leggende del basket USA, che si terrà giovedì 20 febbraio alle 19:30 nel negozio triple di via Vittorio Veneto a Reggio. Quindi è un libro, per chi non l'avesse letto, che è veramente interessante. Chi volesse può andare a vedere questa presentazione, non ci sarà spazio illimitato, però insomma vi diremo nei prossimi giorni anche quanti posti ci saranno e come fare per averli, perché come sapete il negozio... Mammoli mi piace molto, dopo il maestro Buffa, Mammoli è il mio preferito, di tutti i telecronisti che sento di Sky, qualcuno, tolgo l'audio, altri sopporto... Sì, alcuni mi sono indifferenti, Mammoli mi piace molto, molto posato, molto competente, mi piace molto. Poi come storyteller molto bravo. No, è molto, sì, esatto, sì. Molto, mi piace, è uno che ascolto volentieri. Noi ci rivediamo il 29 febbraio al Palavigi, Reggio Pesaro, partita che manco a dire è da vincere, anche perché a parte la fortuna hanno vinto tutte, quindi insomma diciamo che è...
possiamo anche tirare giù il velo, stavolta non ci sono altri pronostici possibili, e poi con Basket Time il martedì successivo, che dovrebbe essere il 3 di marzo. Poi vi ripeto, seguiteci su baskettime.it per tutti gli aggiornamenti di queste settimane. Grazie Filippo. Grazie a voi, alla prossima. Grazie Pietro. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie Mondo, e ti rivediamo. Sì, per quest'anno no, per quest'anno mi farò rivedere ancora. Bravo, perché bravo. Ormai dai, quando prendo un impegno lo mantengo, anche se le mie apparizioni sono, non so, voglio dire, diluite, non so quante, quante volte sarò venuto, 4-5. Pensavo avessi fatto un biennale. Non niente biennale. Tu i multicontract non li firmi? No, ma ce la faccio più, sono troppo controcorrente, non ce la faccio. Grazie a voi per averci seguito, per averci iscritto in così tanti, e vi invitiamo comunque, come detto, a seguirci sui nostri canali in queste settimane. Ci rivediamo il 29, ripetiamo, da Reggio per Grissinbone, Prosciutto Carpegna Pesaro, e poi con Basket Time il 3 di marzo. Grazie e buonanotte.